nel libro, la cui copertina poi metterò sullo schermo, che abbiamo prodotto qualche tempo fa, mi sono arrischiato e mi prendo tutta la responsabilità, perché la quarta di copertina l'ho fatta io, a dare una definizione piuttosto generica. Il whistleblower è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo, spia, delatore, a una persona o a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente che gli austriaci gli sparino addosso, pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Soprattutto per questa ragione andrebbe tutelata una figura di questo genere, che potrebbe diventare una figura istituzionale. A questo fine però chiederei colui che denuncia la corruzione o altre forme di malfunzionamento, è un fenomeno che nasce e che trova particolare protezione nel mondo anglosassone, che si ispira quindi a concetti di trasparenza che sono particolarmente diffusi in quel mondo e che io vedo per esempio quando faccio ricerca archivistica. Non esistono leggi specifiche sul whistleblowing, esistono alcune norme che possono avere in vari ambiti legali, avere una certa attinenza con il whistleblowing. Esiste questo articolo recentemente introdotto per la protezione, per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ma non esistono leggi complete sul whistleblowing che regolamentino come segnalare, come raccogliere le segnalazioni, che tipo di segnalazioni sono protette e tanti altri piccoli aspetti che concorrerebbero a una legge precisa e specifica, come ad esempio avviene in alcuni paesi anche europei, per esempio nel Regno Unito esiste una legge precisa, specifica e completa su questo dove, ma paradossalmente, anche se limitatamente al settore pubblico, la Romania, che potrebbe essere considerata uno stato meno avanzato in quanto a strumenti normativi, ha una legge su questo dove. Dunque esiste una frammentazione della disciplina in diverse aree legali ed esistono poi altre proposte normative che sono sempre in considerazione anche se non sono state poi incluse nella legge appena approvata. L'associazione nell'ambito tuttavia di questi procedimenti che sono stati nel tempo aperti, credo che possiamo dire senza ombra di smentite che per lo più questi procedimenti sono stati aperti sulla scorta di indagini che sono state portate avanti dalle varie procure. Voglio dire che pochissime sono state le attività, le segnalazioni che hanno portato all'attenzione di reati che potessero essere commessi all'interno dell'azienda. E quindi mi riallaccio. Quali sono gli strumenti che oggi concretamente vengono utilizzati dall'organismo di vigilanza per gestire le eventuali segnalazioni di operazioni che possono essere sospette di riciclaggio, ma soprattutto le segnalazioni di eventuali comportamenti non corretti o non rispettosi del modello organizzativo? Ce ne sono tre fondamentalmente di strumenti, che sono quello della casella di posta elettronica, ODV231@ e poi il nome dell'azienda, la creazione di un recapito postale dedicato, quindi l'eventuale dipendente, fornitore o soggetto dell'azienda che deve rispettare i dettami del modello organizzativo e del codice etico può inviare una comunicazione per posta, non elettronica come ho detto il primo caso, ma per posta ordinaria ad un indirizzo preciso che leggerà il presidente dell'organismo di vigilanza. Oppure sistemi molto più evoluti che in Italia sono ancora per pochi, sia perché hanno un costo sia perché non sono ancora entrati nella logica del normale utilizzo, che prevedono invece la possibilità, attraverso complicati meccanismi informatici, di assicurare un maggior grado di anonimato del soggetto segnalante. All'interno delle attività svolte perché la corruzione fa parte di un tessuto culturale, il che significa che se noi vogliamo avere qualche speranza di eradicare, non del tutto, ma in gran parte la corruzione, noi dobbiamo pensare di lavorare sul tessuto della cultura, quindi di lavorare a lunghissimo termine. Noi parliamo di quante generazioni, perché dobbiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti una cultura diversa nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo privato. E
la responsabilità sociale di impresa fa parte di questo contesto, e cioè ci si chiede in quale misura possa essere premiante per un'impresa invece che perseguire soltanto ed esclusivamente la sua mission economica, cioè di fare affari, anche quella di perseguire questa mission con un'attitudine morale, e cioè rifuggire dallo stipulare contratti o dal mettersi in traffici che in realtà sono connotati dall'illegalità. Questa disciplina ha in Italia, per cui io spero vivamente che con la promozione dei whistleblower, abbiamo lavorato perché venisse inserito nella legge anticorruzione, è stato inserito, però c'è una strada molto lunga da fare, perché il whistleblowing viene in molti paesi viene considerato una forma di delazione. Non è così. Noi vogliamo che le reti civiche siano delle antenne della società affinché tutti abbiano un miglioramento, perché la partecipazione dei cittadini è fondamentale. Io penso che con questo... E Bob Dylan ci dice: "The answer, my friend, is blowing in the wind." La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento. Speriamo di aver loro dato qualche risposta.